Salve, salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video che vi parla sempre Alessio Evangelisti. Vogliamo fare un video improvvisato. Questa mattina apro il calendarietto nostro evangelico, eccolo qua. Eccolo qua. Oggi è 16 marzo. E possiamo leggere tutti quanti il passo sito in Giovanni 4,15. Tutto quello che diremo, leggeremo e faremo, lo diremo, lo leggeremo e lo faremo sempre nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome dello Spirito Santo, che è benedetto in eterno. Amen. E chi ha fede può dire amen. Recita il passo quanto segue. La donna gli disse: Signore, dammi di quest'acqua affinché io non abbia più sete e non venga più fin qui ad attingere. Benissimo. E quindi di preparato non ho nulla, però mi è venuta in mente una cosa mentre leggevo questo passo. E vorrei condividere brevemente con voi un piccolo mistero, ma che comunque è molto profondo, no? Nel senso che poi metterlo in pratica, insomma, richiede tutta una vita. E vogliamo dare un po' di contesto. Io davanti a me ho la parola di Dio aperta, Giovanni capitolo 4. Eccola qua, quindi scusate se non guardo lì, ma il monitor del PC ce l'ho da questa parte, ok? Quindi io davanti a me ho il monitor con la parola .net aperta. Interessante notare che va bene, io adesso non voglio entrare nello specifico in tutti i versi, ma vediamo che a un certo punto, ok, il Signore Gesù se ne va in una città, questo è scritto nel verso 5, in una città di quel paese di Samaria, detta Sicar, no? Quindi vediamo, no, che da una parte il Signore Gesù, scritto è, ebbe a ordinare non andate dai samaritani. Ma lui invece ci andò. Come dire, molte volte noi sembra che la grazia non vuole essere aperta per determinati individui o in determinate zone. Così non è, perché la grazia è aperta a tutti e non c'è nessuna predestinazione. Semplicemente c'è il volere di Dio e i tempi di Dio, è il modus operandis di Dio. Tutto qui, anche perché lui fa le cose fatte bene. Noi facciamo le cose, quando le facciamo senza la sua guida, fatte male. Ok, che è presso, no, della possessione. Quindi noi vediamo che il Signore Gesù entra, no, in questa città. Non è un caso, non è un caso. Egli andò in quella città. Ok, e andò in una fontana, che era la fontana di Giacobbe. Ora, la fonte, l'acqua, ha a che fare col matrimonio, anche di questo ne abbiamo parlato in qualche video. E quindi sì, si concretizza un vero e proprio matrimonio spirituale, no? Perché appunto lì nasce una comunità, nasce la Chiesa, ovvero nasce una Chiesa, anche se ancora l'entità Chiesa non esiste, ma utilizzo un linguaggio, ok, per farmi comprendere. E quindi vediamo che Gesù era affaticato perché era un vero uomo, ok, e si sedette sulla fontana. Tutto questo fatto storico descrive anche un simbolismo incredibile, no? Noi vediamo che sedere nella parola di Dio è sinonimo di autorità, di regnare e quant'altro, così viene profetizzato, no? Che il Signore Gesù si sarebbe seduto. Infatti, appunto, il trono che si trova sul cielo, c'è cioè un trono, quindi il trono richiede che qualcuno si sieda su questo trono. E ci dice anche che era intorno le ore 6. Non ci avevo mai fatto caso a questo, però se la scrittura ci dà questa
Questo indizio vuol dire che noi dobbiamo porre mente a questo indizio, le ore 6. Perché la scrittura ci dice che erano le ore 6? Che cos'è il 6? Il 6 è uomo. Il 6 è il sesto millennio. E il sesto millennio, finito il sesto millennio, si entrerà nel settimo millennio, appunto il millennio. Ma questa è un'altra storia, non ci avevo mai fatto caso. Ed è scritto che una donna samaritana venne per attingere dell'acqua e c'è tutta quanta la storia, che già abbiamo portato questo passo, e a un certo punto, no, il Signore gli dice, no, vai a chiamare tuo marito. E lei gli dice, non ho marito, come dire, sono libera, quando noi sappiamo che invece non era libera. E allora perché gli ha detto che era libera? Ecco qui che uno non vuole essere in malafede, è un dato di fatto che, come si dice a Roma, ci stava a provare. Infatti poi il Signore gli dice, beh, hai detto, tu, verso 18, hai avuto cinque mariti e quello che tu hai ora non è tuo marito. Quindi è vero che non aveva marito, ma c'aveva l'uomo, scusate il romano. Perché gli hai detto al Signore Gesù non ho marito quando c'è l'uomo? Interessante. Questo ci accade un po' a tutti nella vita, a tutti, tutti, tutte, uomini e donne. Che qualcuno viene da noi e ci dice no, non ho marito, oppure qualcuno ti dirà, non ho moglie. Fai attenzione, insomma, facciamo attenzione, così via, discorrendo. Ma quello che mi ha fatto riflettere su questo passo qua sono alcune cose molto interessanti, che questa era una donna che si trovava sul borderline. Perché? Non credete che era una donna al 100% carnale, era carnale, certo, ma era anche spirituale. Era anche spirituale. E aveva tutte e due le nature, però quando uno ha tutte e due le nature, sia quella spirituale che quella carnale, è un dato di fatto che quella che la fa da padrone è quella carnale, perché non si può servire a due padroni. E quindi vincerà quella carnale. Ecco perché quella carnale deve essere, non può accompagnarci, deve essere abbattuta, deve essere annichilita. Perché a un certo punto lei inizia a fare un ragionamento completamente carnale. Intanto vediamo che l'approccio col Signore Gesù è un approccio, no? Carnale. Non ho marito, come dire, eccomi. E quindi è un approccio altamente carnale. E poi il Signore Gesù gli dice, no? Chi berrà di quest'acqua, che quell'acqua che io gli do non avrà mai più sete, ma se tu bevi di quest'acqua invece continuerai ad avere fede e sete. E lei appunto nel verso 15 esce fuori sempre con la sua carnalità. Signore, dammi di quest'acqua affinché io non abbia più sete e non venga più qui ad attingere, non venga più qui a lavorare. Quindi vede la cosa completamente da un punto di vista materiale, fisico, carnale. E prima di entrare nel merito, interessante notare che noi lavoriamo, tutti quanti lavoriamo e dobbiamo lavorare, ma prestiamo attenzione a non vivere per il lavoro che si fa in questo mondo, perché noi dobbiamo lavorare per vivere e non vivere per lavorare. Cioè il lavoro deve essere uno strumento per andare avanti, per
e non deve essere il fondamento della nostra vita. Mentre invece il vero lavoro che ognuno di noi deve fare è il lavoro di Dio, che non sempre combacia con il lavoro che pretende l'uomo che tu faccia. Per esempio, tu devi evangelizzare, lo devi fare dalla mattina alla sera, o tu devi fare il pastore, o tu devi fare il conduttore della scuola domenicale, o tu devi fare questo, tu devi fare i video, tu... No, 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 no. Ognuno di noi può essere che qualcuno ti dica che devi fare una cosa che viene da parte di Dio. Quello è un altro discorso, però tu devi fare il lavoro che Dio ti ha detto di fare. Perché nella parola di Dio noi troviamo i precetti generici. Ma poi nello specifico è Dio che ti dirà a te quello che devi fare. Per esempio, nella parola di Dio troviamo i cinque ministeri. Sì, ma tu mica fai tutti e cinque ministeri e non è neanche detto che Dio te ne dia uno. Poi sarà lo Spirito Santo a dirti se avrai un ministero o un compito o un dono. Quindi nello specifico è Dio che ti dirà a te quello che devi fare. E se Dio ti ha chiamato ad essere una mamma che si deve occupare dei propri figli, insegnargli i cammini del Signore e così via discorrendo, non ti preoccupare se qualcuno ti addita di non cristiana perché non vai per i marciapiedi a strillare e ti dirà che sei una codarda, che qua, che su, che giù. Non gli dare retta a costui o a costoro. Ognuno fa il lavoro che deve fare. Anche perché quelli che vanno nelle carceri a evangelizzare o quelli che vanno negli ospedali, intorno di me ce ne sono molti, non vanno in giro ad additare gli altri che non sono cristiani perché non fanno quello che loro fanno. Quindi procuriamo di fare il lavoro che Dio ci ha detto di fare, che non sempre combacia con quello che l'uomo pretende o pretenderebbe che noi facessimo, così come può combaciare. Quindi questa donna focalizzò il tutto sul lavoro di questo mondo, perché lei disse: non voglio avere più sete, quindi non voglio soffrire più, e inoltre non voglio più venire qui ad attingere dell'acqua, quindi non voglio più lavorare. Quindi lei stava fossilizzando la sua vita sul lavoro fisico. No, il lavoro materiale di questo mondo non può essere il fondamento. Deve esistere, ci deve essere, perché non dobbiamo essere oziosi, un cristiano che non lavora, ok? Intanto chi non lavora non è intelligente, perché le persone intelligenti lavorano, magari vai a fare le pulizie, non importa, stai lavorando, sei intelligente, le persone intelligenti lavorano, non lo sto dicendo oggi per la prima volta, e comunque l'ho sempre detto, da quando ero giovanotto, io dicevo, già da ragazzetto, le persone intelligenti lavorano, punto, vanno a lavorare, devi lavorare. Una mamma che si dedica ai propri figli dentro casa sta lavorando. Non è che lavorare è solamente andare fuori e timbrare un badge. No, no, no. Quello è, anzi, è uno dei lavori più nobili, più impegnativi e più difficili. Quello della mamma. Ok? Perché una mamma, potendoselo permettere, economicamente parlando, finché i figli sono in età adolescenziale, fino ai 15-16 anni, si dovrebbe dedicare a loro. Poi dopo, se vuole andare a lavorare e fare la carriera, lo facesse dopo. Però, quando non te lo puoi permettere, economicamente parlando, devi andare a lavorare. Anche fuori, ovviamente. Quello sì. Sto riferendomi a quelli che se lo possono permettere e non lo fanno. Eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questa donna aveva una visione della vita estremamente materiale e puntava su questo.
fai che io non venga più qui ad attingere di quest'acqua. Ok? Forse l'avrà detto a mo' di scherno, con qualche reminiscenza di verità, non lo sappiamo, almeno io non lo so. Sta di fatto che lo ha detto e su queste parole ci vogliamo appunto riflettere, vogliamo porre la nostra attenzione. Ok? E quindi portare avanti quello che abbiamo detto fino adesso. Ok? Il lavoro di questo mondo non deve essere il fondamento, ma è il lavoro per il Signore che deve essere il fondamento, perché il Signore deve essere il fondamento, il resto viene sopra il fondamento, viene dopo. E quindi questa donna, appunto, vediamo qui la sua parte, il suo lato materiale, carnale, che è quello che appunto la fa da padrone, però c'è anche la parte spirituale. Perché? Perché poi il Signore gli dice appunto va, chiama tuo marito, eccetera, eccetera, eccetera. E il Signore gli dice che lei aveva avuto cinque mariti. A quel punto lei capisce che davanti c'ha un profeta. Lo capisce. E non rimane disinteressata a questo, non rimane fredda, non rimane indifferente, no? Signore, io vedo che tu sei profeta, verso 19. Quindi non rimane indifferente come molte volte noi parliamo del Signore a qualcuno o diciamo qualche cosa e noi vediamo che le persone, come se non gli avessi detto niente, la più totale indifferenza. Perché? Perché in loro non c'è nulla di spirituale. Mentre invece in questa donna vediamo che verso 20, i nostri padri hanno adorato in questo monte e voi dite che in Gerusalemme è il luogo dove conviene adorare. Quindi dove dobbiamo andare ad adorare? Quindi la donna gli fa la domanda del milione, ma noi dove dobbiamo adorare? A questo punto, dal materialismo completo, totale, questa donna diventa tutta spirito, tutta spirituale. Perché? Perché? Perché si concretizza quello che ho detto poc'anzi. Nell'anima di questa donna c'erano le due nature, la natura carnale e la natura spirituale, solo che la natura carnale la faceva da padrone perché appunto non si può servire a due padroni. E quindi era quella che usciva fuori e che governava la vita di questa donna. E quell'altra veniva dopo. Invece non deve essere così. Ma dal momento in cui il Signore Gesù la scuote, esce fuori quell'altra natura, la natura spirituale. E a questo punto la donna gli fa la domanda del milione, l'adorazione, quindi il servigio, il credere, la fede, la salvezza, tutto c'è. Dove dobbiamo adorare? Dove dobbiamo adorare? E Gesù gli disse, credimi, l'ora viene che voi non adorerete il Padre né in questo monte né in Gerusalemme. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo. Dicendo così, sta sottolineando il fatto che in Gerusalemme era il posto giusto ed è da lì che viene la salvezza. Però l'ora viene. L'ora viene, quindi in quel momento era così, ma verrà un momento che non adoreranno futuro il Padre più come prima, ma lo adoreranno in spirito e verità, quindi ovunque. Quindi non si dovrà più andare a Lourdes,
oppure nella comunità chiamandola la casa del Signore, grande bestemmia, oppure è più importante adorare qui, è più importante adorare là, no? Perché i veri adoratori adorano il Signore in spirito e verità. Questa donna, avendo questa parte spirituale, capisce. Capisce chi ha davanti. E allora vuole essere sicura. Vuole essere sicura. Vuole capire. E nel verso 25 la donna fa una domanda mirata e gli dice: io so che il Messia, il quale è chiamato Cristo, vedete, era una donna samaritana. Utilizza due termini che un giudeo probabilmente non avrebbe mai utilizzato. Perché lei dice il Messia ebraico chiamato Cristo greco. Un giudeo non avrebbe mai mischiato le due lingue. Avrebbe detto Mashiach e basta, non avrebbe detto Cristo. Quindi noi vediamo questa reminiscenza, questo sincretismo di religioni che permeava la Samaria in via del 721 a.C., quando gli Assiri, vabbè, conosciamo tutti la storia, c'è stata la deportazione, da lì appunto poi hanno portato altri, insomma, e sono nati questi samaritani, e che Cristo è andato a cercare e li ha considerati come popolo di Dio e come ebrei. Interessante questo. Quindi la donna gli fa questa domanda mirata. Io so che il Messia chiamato Cristo deve venire. Perché gli fa questa domanda? Perché era a conoscenza di questo e perché comunque gli fa la domanda, seppure era a conoscenza di questo, perché ce l'aveva nel cuore. E perché ce l'aveva nel cuore? Perché lo stava aspettando. Perché in mezzo a tutto questo mare di prostituzione, perché tale era, perché aveva avuto cinque mariti, e a un uomo in un pozzo gli ha detto: io non ho marito, quindi era una meretrice, possiamo dirlo tranquillamente, in mezzo a tutto questo mare di carnalità, nel suo cuore lei stava aspettando il Messia. E scritto è: chi mi cerca mi trova, e chi trova me trova la vita, l'acqua. E non avrà mai più sete. E il Signore gli si palesa e gli disse: io son desso che ti parlo. Verso 26. Immagino il cuore di quella donna in quel momento. Allora trovò la vera acqua e fu dissetato. Gli cambiò la vita a tal punto che proclamò il Cristo in tutta la sua cittadella e molti, non mi ricordo se dice molti o tutti, perché verso 30 dice: uscirono dunque della città, vennero a lui e si convertirono e la loro vita cambiò. Tant'è che poi li ritroviamo, insomma, in Fatti degli Apostoli, eccetera, eccetera, eccetera. È una lezione per tutti noi, una grande lezione. Dio va a cercare le cose perdute, i samaritani, le meretrici, non solo per svergognare le cose che sono, chiama le cose che non sono, ma perché lui vuole salvare ed è venuto a salvare. Non i giusti, ma gli ingiusti, perché nessuno è giusto, ma quelli che si reputano giusti, pur essendo ingiusti poi, ma non lo accettano, non troveranno mai la salvezza. Interessante. Signore, aiutaci. È una grande lezione, amati, una grandissima lezione.
che ci commuove e ci fa riflettere. Signore, vieni a salvare e riempici del tuo Santo Spirito. Grazie. Con voi, come sempre, è stato Alessio Evangelisti con questa piccolissima meditazione. Adesso ho aperto il calendarietto e ho sentito nel cuore di portarlo. Spero che questo video, questa piccola meditazione possa essere di aiuto, di incoraggiamento, di benedizione, non lo so, per qualcuno. Shalom. Maranatha. Alessio Evangelisti con voi, se Dio vuole. Ci vediamo al prossimo video. Pace.